Ciao a tutti ragazzi, qui è Archivi Parla. sono qui per discutere alcune delle creazioni della community che sono sempre, secondo me, molto molto interessanti. Per chi se la chiedesse, io le pesco quasi sempre da Reddit, dove vedo moltissime di queste discussioni e molto supporto per queste creazioni che siano minori o molto più grandi da parte di alcuni giocatori davvero appassionati e possono essere magari delle custom map, dei filmati fatti molto bene per riproporre un pochino tutte le nostre emozioni viste in questi anni... Per la storia etere e tante altre idee, secondo me, molto molto divertenti. Poi vabbè, meme dappertutto, ma quello penso sia classico di veramente qualunque community. Una cosa che ho trovato davvero molto interessante è questo ragazzo che sta compilando una specie di quiz, un test per quanto riguarda zombie e rispondere a alcune domande, a scelta multipla, se non sbaglio, 5. Per un totale di 50 domande. E chiaramente magari riuscire a passare questa specie di test, quindi fare almeno a sufficienza, che penso sia 30 domande su 50 e penso possa essere molto molto bello per, diciamo, testare la nostra conoscenza per quanto riguarda zombie, quindi nel caso dovesse uscire l'elenco completo di 50 domande da dover fare, io sicuramente sarò il primo che le farà, magari potrei fare un video in live in cui cerco di risolvere tutte quante, spero possa introdurre alcune domande molto easy che si possono beccare proprio al primo colpo, e altre invece molto più complicate molto più sconosciute, per cui dovrei stare lì a cervellarmi anche 20 minuti o comunque pensare... Oddio qual era la risposta. Ne ha pubblicate giusto un paio per adesso che sono le domande numero 6 e 7. Dove mentre queste due sono abbastanza facili perché una è la citazione di Kennedy nella intro di 5 e l'altra appunto invece subito collegata dopo è chi diciamo che fa dire a Kennedy questa battuta. Dove che queste due già le sapevo perché prima è Stronger Man. Ovviamente queste domande saranno in inglese. La seconda avevo un piccolo dubbio ma dovrebbe essere Richard Nixon che praticamente chiede al presidente a delle ultime parole prima di iniziare a combattere questi zombie e appunto lui dice non pregate per delle vite facili pregate di essere uomini più forti. Quindi se ci sono alcune domande su citazioni, alcuni eventi un pochino strani, a meno di quelli precisi della storia etera, perché se andiamo in quelli teoici che siano in altre dimensioni, in altre linee temporali, o qualcosa di molto più particolare e non ben specificato, inizia a diventare un problema, insieme a rispondere secondo alcune teorie, secondo alcune spiegazioni non proprio precisissime. Se invece siamo qua su livello battute, livello quello che è successo in qualche mappa, qualche magari nome di un'arma potenziata, io un tempo mi ricordo che di Black Ops 1 sapevo a memoria i nomi di tutte le armi normali, Potenziate e il loro numero di munizioni. Per quanto ci avevo giocato veramente così tanto a Black Ops 1, avendo provato tutte le armi, e alcune informazioni che a un certo punto ti entrano in testa, Però, per quanto riguarda il resto, invece. Diciamo della storia di zombie o comunque altre piccole cose, piccoli dettagli qua e là È chiaro che se qualcuno è appassionato e ci ha giocato davvero tanto Magari lui se le ricorda, mentre qualcuno che ci gioca giusto in maniera sporadica Magari si è preso una pausa Alcune cose magari sfuggono un pochino Per cui ritengo questi tipi di test molto molto divertenti E spero possa uscire il prima possibile perché sarò lì prontissimo a farlo Ho visto anche altre creazioni simili per quanto riguarda magari Alcuni piuttosto in una specie di, diciamo, questionari per raccogliere informazioni Su quale tipo sia la mappa preferita, la Wonder Preferita giusto per fare, diciamo, una statistica con qualche diagramma o simili. Quello era sicuramente interessante, anche giusto per raccolta dati o vedere alcune opinioni della community. Ma ci sta ancora di più vedere un test del genere con 50 domande e la gente può dare il proprio risultato: che sia 47 su 50 1 su 50, se proprio magari uno non ha mai toccato zoom, ma lo vedo molto molto improbabile, o qualcosa del genere. E in più abbiamo qui il nuovo trailer per la versione di Town VR ottimizzata ai massimi, sempre da questo. Manium XL, che tramite questo sistema Pavlov in VR, sta sviluppando Town, quindi Città di Black Ops 2 in VR. Già si era vista, era comunque una versione iniziale molto molto semplice, molto molto base come anche diciamo tutte le mappe in VR abbiamo parlato anche di Bariad ed è chiaro che non possa essere così precisa è proprio uguale allo zombie che vediamo di Black Ops 2 però avvicinarsi e rendere comunque l'esperienza simile a quello che è stato per noi zombie per tanto tempo, lo ritengo molto molto bello, molto divertente e immagino che tutti quelli che al momento possono utilizzare questo VR, quindi provare questa modalità siano molto molto contenti in più a quanto pare, ha aggiunto i perk alcune porte aggiuntive delle zone diciamo aggiunte di town di Black Ops 3, la remastered che è uscita diverso tempo fa su PC, una specie di custom map dove appunto ha una base di città che è molto piccola però con anche zone intorno da poter aprire alcune porte, entrare in certi edifici e quello è veramente spettacolare, quindi porta in più perché da comprare... Pack a punch e anche tenere in mano una reagan, io sono sicuro che il giorno che potrò permettermi finalmente un VR, anche se sarà tra 50 anni, ne avrò 70, una delle prime cose che proverò sarà assolutamente zombie in VR perché deve risultare qualcosa di molto, molto immersivo, molto, molto divertente e appunto qualcosa di diverso dal classico prendere il controllo in mano e giocare a zombie. Ad esempio su Città che l'ho giocata veramente fino alla nausea mille, mille volte e per quanto sia ancora molto divertente perché, come mappa, a mio parere è diventata storica, nonostante non ci sia una storia, una Wonder Weapon per Uccisa e altre cose, il bello della sopravvivenza, più pure in assoluto per quanto riguarda zombie è sicuramente città. Quindi poter provare il pack a punch, quindi io mettere praticamente con le mani l'arma dentro, farmela ridare, io comprare un perk, io prendere in mano una Reagan, ricaricarla e sparare. Deve essere veramente qualcosa di unico, spettacolare e praticamente irripetibile per quanto riguarda. Sperimentare qualcosa che già abbiamo giocato tante volte, ma in maniera molto, molto più diversa e molto, molto, tra virgolette, più realistica, possiamo dire. Qui, ragazzi, queste erano le due creazioni di cui volevo parlare oggi nella community. Penso che, per quanto Town in VR sia comunque, diciamo, la creazione più simile al gioco stesso di zombie. È chiaro che sia soltanto un'evoluzione di quello che abbiamo in parte già visto, però è sempre qualcosa che amo riportare. La cosa più interessante per me è appunto questo quiz di zombie. E ho visto la community comunque molto molto attiva a riguardo perché risulta divertente poter testare le proprie conoscenze e poter dire: ah, in 50 domande, anche alcune veramente complesse o comunque precise per zombie. Io comunque ancora questa conoscenza o oh, la posseggo in grado da poter evitare magari qualcun altro che non si ricorda qualcosa del genere, o poter dire,. Ah, io invece questa domanda veramente assurda e improbabile, per qualche motivo strano magari me la ricordo. Alla fine beh, 50 domande sono comunque abbastanza, quindi io ne potrei inventare 20 tipo in poco tempo, ma arrivare a 50 e appunto alternare magari inizialmente alcune molto facili per arrivare a quelle un po' più difficili e le ultime non dico impossibili, però sicuramente... Ha una difficoltà maggiore, richiede comunque un pochino di tempo, un pochino di fantasia, per cui posso capire che potrà richiedere a questo ragazzo un pochino di tempo, ma sono sicuro potrà uscire una grande creazione e come ho detto prima sarò il primo a buttarmi proprio a capofitto a cercare di risolvere tutto quanto, sperando di beccarne la maggior parte, poi se ce n'è qualcuna veramente difficile, solo prima a dire guarda questa proprio non me la ricordo, quindi spara a caso una su cinque, che poi appunto è perché la scelta multipla è uno su cinque e non è solito uno su quattro, quindi purtroppo non sa quel solito 25% di probabilità, un 20% quindi quando si spara a caso bisogna stare molto molto attenti per cui ragazzi fate sempre le vostre opinioni riguardante queste cose molto molto interessanti per quanto riguarda la community che secondo me in questi momenti specialmente di mancanza di contenuti informazioni e altro si sta un pochino lasciando andare alle creazioni più strane e assurde che appunto non sono soltanto magari custom map alcuni filmati alcuni magari disegni riguardanti zombie bensì anche alcune cose in più mai viste prima come può essere un esame per dimostrare più o meno le nostre conoscenze per quanto riguarda zombie Invece, ovviamente, come detto prima, per quanto riguarda VR, è diciamo quella che potrebbe essere un'evoluzione di zombie in futuro. Non credo che tutti quanti vorranno per forza giocare a zombie con un visore, perché comunque bisogna comprarlo e giocarlo per tanto tempo non è sicuramente molto molto facile. Perché dopo un po', tra motion sickness e comunque tra virgolette la fatica di utilizzare i comandi e non avere in mano un controller o mouse e tastiera, è chiaro che sia molto, molto differente. Però poter dire, vediamo come zombie in prima persona, quello che stanno veramente vedendo i nostri personaggi dentro la partita, risulta comunque qualcosa di alternativo che mi piacerebbe veramente tanto provare. Spero come sempre, ragazzi, vi sia piaciuto. Vi invito a seguirmi nei social che trovate in descrizione come Instagram e Twitch. E ci vediamo come al solito ad un prossimo video. Un abbraccio, ala!